Buongiorno e benvenuti a questo corso sul controllo del peso. Vedremo perché il 90% delle persone non riesce a seguire una dieta, perché magari dimagrisce sì nelle prime 3 o 4 settimane e poi ringrassa fino al peso iniziale, se non di più. Vedremo perché di questo, perché molte diete non funzionano e cosa c'è di sbagliato in alcune diete, proprio l'atteggiamento mentale che ormai ci ha concesso di associare dolore, fatica, sacrificio alle diete. E vedremo in che modo la programmazione neurolinguistica, questa neuroscienza che studia le cose che funzionano, che studia l'eccellenza umana, ha modellato i magri, naturalmente magri, quelle persone che mangiano a dismisura ma rimangono magre, e ha tirato fuori delle tecniche, una strategia molto chiara, molto semplice da seguire, che ci permette di mangiare quello che vogliamo, quando vogliamo. L'importante è sapersi fermare al momento giusto, l'importante è saper gustare ogni boccone in maniera lenta e tranquilla, in modo da goderci il momento del cibo, perché a noi piace mangiare e vogliamo per questo mantenere sotto controllo il nostro peso e continuare a mangiare ciò che vogliamo, divertendoci e stando bene. Vi auguro di seguire questo corso con molta attenzione, è ricco di esercizi e quindi buon lavoro! Buongiorno, benvenuti a questo corso sul controllo del peso. Perché è così importante imparare a controllare il peso? Quanti di voi nella vita hanno provato a mettersi a dieta? Alzate la mano. Ok, praticamente tutti, ovviamente, anche perché se siete qui un motivo ci sarà. O perché non avete raggiunto abbastanza risultati, o perché volete, magari come molti di voi sono medici e lavorano in questo campo e quindi vogliono aiutare i propri pazienti, i propri clienti. La verità è che c'è una statistica che è abbastanza distruttiva e dice, sia in Italia che in America, il 90% delle persone che fa una dieta fallisce. Il 90%, ok? Indipendentemente dalla dieta, ok? Sia che si tratti di calorie, sia che si tratti di indice glicemico, la dieta zona, ok? Quale che sia la dieta, quale che sia il programma nutrizionale che vi ha dato il vostro medico, il vostro dietologo, il 90% delle persone non riesce a seguirlo. E questa è una brutta cosa. Perché? Perché evidentemente c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che viene trascurato. E questa cosa credo che sia la componente mentale.